Ciao a tutti! Oggi video unboxing, come avete letto dal titolo, da Amazon. Ho preso, apro con voi, non l'ho ancora aperto, così vediamo anche prime reazioni. Gli acquerelli della Winsor & Newton. Oddio mio, sono fighissimi. Solo dalla scatola sono fighissimi. Chissà dentro. Vado ad aprirli. Sono 46 acquerelli. Ma vabbè, ragazzi, ma che meraviglia! Allora, se avete visto tutti gli altri miei video, è uscito il bigliettino. Se avete visto tutti gli altri miei video, decorazione, eccetera, eccetera, io dai tempi del liceo ho preso i Maimeri, sono questi, vanno benissimo, cioè se sono dei tempi del liceo, ok, non vi faccio il conto, ma hanno più di 20 anni. E sono bellissimi, stanno finendo ovviamente, ma ci sono le ricariche perché questi aggeggini qua si tolgono se riuscissi a sfilarli. Comunque si tolgono e ho già preso le ricariche. È il set da 12 acquerelli, questi qua sono proprio il set base. E al liceo appunto mi avevano consigliato di prendere o i Maimeri o i Winsor & Newton. C'era la stessa, praticamente la stessa versione da 12 anche dei Winsor & Newton. Quindi niente, io so che queste due marche sono ottime e infatti, come vedete, sono stra ottime, le ho praticamente scavate e praticamente finite. Le adoro tantissimo, pigmentano benissimo questi qua della Maimeria. Ho visto dai miei compagni, i ricordi, dai miei compagni del liceo che appunto anche Winsor & Newton erano praticamente identici. La scatola mi ha abbandonato in quest'ultimo periodo perché appunto stava attaccata come da questa parte. Purtroppo appunto mi ha abbandonata. Le vaschettine interne bianche si staccano, magari se non si spacciuga l'acquerello contro si stacca più facilmente. Ok, guardate, vedete, si staccano e così si possono lavare. Non so se esistono ancora, se sono ancora in commercio, credo di sì perché la Maimeri è un'ottima marca che fa colori. E poi c'era appunto la sua tavolozzina da inserire all'interno, proprio si incastrava così, si incastra proprio così. Questi qua li avevo trovati in colorificio. Ci sono ovviamente di vari colori e io avevo già preso la rosa. Come vi dicevo, la stessa scatolina di questi, ma ovviamente più piccola, anche quella lì in colorificio dovrebbe esserci perché se ci sono ancora questi, oppure su Amazon la versione questa qua è quella da 12. Io ho preso quella da 45, qui c'è scritto 46, ora scopriamo perché 46. Pronti ad aprire? Ok, la scatola è fatta così, ora si vedrà il riflesso della luce. Comunque la scatola è fatta così. Apro anche di qua. No. Oddio, piango, posso piangere. No, ma sono fantastici. Ah, ok, ci sono due bianchi. Sì, due bianchi, per quello c'è scritto 46. La scatola ovviamente è componibile, quindi come vi dicevo i quadratini si tolgono, vedete, si tolgono e si trovano i ricambi in colorificio, forse non so se su Amazon si trovano i ricambi una volta finita una cialdina, però ragazzi, una cialdina di questa mi è durata 20 anni. Va bene, sono patologica. Dall'altra parte la scatola è fatta così, quindi altra parte di tavolozza, fantastica. E niente, cioè uno più bello dell'altro, io non so neanche come fare. Ecco, ora qui ci sarà da ridere, nel senso che su ogni cialdina c'è il colore, il nome del colore, il numero, vedete? E quindi diventa un po' un casotto nel senso quando bisogna andare a sostituirli, perché bisogna trovare la gradazione giusta di quello che si è finito. Vediamo un po' se c'è scritto sul fianco. Sì, c'è il codicino qua.
346, la penultima riga. E Lem Yellow, forse, oh sì, Lem Yellow, uff, sì, ok, perfetto, sì, c'è scritto tutto, che è la stessa cosa che si trova sulla cartina. Fantastico, intelligentissimi, aiuto, non riesco a centrarmi, ok. Ovviamente faremo un sacco di disegni ora con questi, perché, che ve lo dico a fa, cioè, io, allora, per iniziare, come vi dico, questi qua vanno benissimo. Mi chiedete spesso che acquerelli validi si possono acquistare. Allora, io direi che per i primi spacciugamenti senza troppo, senza troppi problemi, quelli di Tiger, questi, quelli ignoranti di Cat Tiger, a 4 euro mi sembra, vanno benissimo. Se poi volete buttarvi su qualcosa di più artistico e non volete spendere... A parte che questo non ha un alto costo, nel senso che quando ho visto quanto costavano, ho detto vabbè, ok, compriamoli. Costano meno di 40 euro, costano 30, 36 mi sembra. Vabbè, ve lo scrivo da qualche parte. E quindi, niente, sono validissimi. Ci sono, e è per quello che poi ho visto che c'era questa scatola, perché io non sapevo che ci fosse una scatola così. Sono usciti gli acquerelli dell'Altenew. Sempre con un sacco di colori, mi sembra che ne ce ne siano 24, 36, una cosa così. Comunque, li trovate anche questi su Amazon o su tutti i siti dove vendono le cose di scrapbooking, perché appunto l'Altenew fa cose di scrapbooking, e costano all'incirca 25 euro. Cercando quelli mi sono usciti questi, e quando ho visto che c'era la scatola grossa, così ho detto no vabbè, vado sul sicuro. Poi avevo letto in giro che mancavano dei colori, qua mi sembra di vederli praticamente tutti e non c'è neanche più di tanto da spacciugare insieme. Comunque potete solo immaginare che varianti di colori si possono raggiungere con questi bellissimi. E quindi niente, ho detto prendo questi. Allora, se vi interessa anche a voi, vi lascio il link nell'info box, è spedito da Amazon, quindi nel giro di pochi giorni riuscite ad averli. Io da quando ho fatto l'ordine a quando li ho ricevuti sono passati 2 giorni, quindi perfetti, senza Amazon Prime. E io spero che tanto 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 che questo video vi sia piaciuto quanto a me, perché sono una meraviglia. E fatemi sapere se anche voi avete provato questi acquerelli fantastici e come vi siete trovati. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!